di accorciare le distanze tra la città, la comunità, i cittadini e le opere pubbliche. Da molti anni siamo molto concentrati sul fare, un po' meno sul comunicare, sul condividere. L'idea del sito è quello di rendere pienamente trasparente il rapporto tra la città e le nuove opere, conoscere per tempo dove il comune sta progettando, cosa sta realizzando, quali sono anche i meccanismi che hanno portato alla realizzazione di un'opera, conoscere i dettagli tecnici, insomma una massima disponibilità in termini di informazioni nei confronti dei cittadini. Molti ormai utilizzano agevolmente gli strumenti di internet, quindi farlo attraverso un sito aggiornato che farà vedere con una barretta lo stato d'avanzamento dei lavori, un po' sul simbolo tipico del computer, come avanza un'installazione. E questa massa di informazioni dovrebbe fornire tutto quello che serve al cittadino per conoscere cosa si sta pensando in termini di opere. Nello stesso tempo, oggi abbiamo una mostra, domani sarà la Biblioteca San Giovanni, alla fine andrà nella sede stessa delle opere pubbliche, in modo che anche quel cittadino che è meno ad uso di usare internet e preferisce i sistemi più tradizionali possa avere lo stesso contatto attraverso una mostra, che sono dei simboli grafici estremamente semplici e immediati, con anche un'illustrazione diciamo, amichevole, possa avere un quadro complessivo delle opere più importanti che si realizzano nella nostra città. Tra l'altro si parlava della nuova sede delle opere pubbliche al Tribunale, ma è uno dei tanti lavori che vengono rendicontati. Sì. Il Tribunale, l'ex Tribunale aspetta da un po' di essere occupato, una parte è già stata ristrutturata e ci sono servizi legati ai tributi, lì vorremmo concentrare tutti gli uffici tecnici in modo che viabilità, urbanistica, lavori pubblici possano lavorare gomito a gomito, facilitando anche gli scambi fra di loro in una sede unica, tecnologicamente attrezzata e anche per gli spazi che ha adatta a contenere l'illustrazione della mostra dei lavori che si fanno. Noi contiamo da qui a un annetto insomma di poter diciamo, entrare, la fase di progettazione esecutiva è quasi completata, oltretutto ci permette di uscire da una serie di affitti, quindi anche questo aspetto virtuoso, e semplificherà chi ha bisogno di un rapporto con l'ufficio tecnico contatto perché tutto è nello stesso posto.